Ma buongiorno e benvenuti o ben ritornati con un nuovo video su casa e dispensa come avete letto dal titolo oggi vi faccio vedere il room tour di una stanza di una eh, che sarebbe di mia figlia di una preadolescente vi faccio vedere la, la sua stanzetta eh, per chi diciamo mi segue da un po' più di tempo sa che a me piace la pulizia e l'ordine, quindi eh, mi piace vederla in tutte le stanze e anche e soprattutto anche in quella dei, dei miei figli, loro sanno che possono ovviamente come è giusto che sia eh, giocare, eh, disegnare, tirare fuori. Insomma, tutto quello di cui loro hanno bisogno per stare bene perché questa è la loro stanza, è il loro spazio, il loro mondo. Però quel che bisogna tirare fuori, poi bisogna rimetterlo. Anche a posto, quindi io fin da subito, fin da quando erano piccoli, ho insegnato che va bene tirare fuori i giocattoli, va bene giocare, siete super liberi, ci mancherebbe altro, però poi è importante anche eh, imparare a tenere in ordine e pulita la propria stanza e così è. Con il maschio è un po' più semplice, nel senso che lui è molto ordinato già di suo da quando era piccolo, mentre la, la bambina fa un po' più fatica, è un, un po' più disordinata, però nel complesso eh, sono tutte e due bravissime. E poi sapete che a me piace lo stile molto, molto minimal, ovvero avere l'essenziale in casa. Detto questo vi faccio il room tour della stanza di una pre-adolescente. Allora questa è l'entrata, di qua c'è il bagno, mentre alle mie spalle c'è un muro e ehm, non voglio spoilerare troppo, però diciamo da questa parte, ecco, da questa parte sto creando la loro cabina e eh, armadio, passatemi il termine, è una stanza aperta che eh, la sto arredando come cabina armadio. Quando sarà pronto, vi farò vedere il tutto. Comunque, come entriamo, c'è questa eh, decorazione che ha tantissimi anni con conchiglie e saponetta Qui c'è il suo nome, quindi ve l'ho spoilerate: sapete come si chiama la mia bambina? Mentre qui abbiamo un quadro di un cagnolino molto molto carino. Qui c'è una lampada. E qui entriamo nel vivo, nel cuore della sua stanza. Allora, qui c'è la borsa da calcio, perché lei gioca a calcio, questo quadro sapete che era eh, giù, e per il momento l'ho messo lì perché devo capire bene che cosa devo fare di questo quadro. Mi spiaceva buttarlo via, perché comunque è bello, è come se fosse nuovo, quindi è un peccato buttarlo via. Ci devo studiare su qualcosa. Qui abbiamo l'aspirapolvere che molto più, avrà, più avanti, scusate, magari con l'anno nuovo andrò a cambiarlo perché mi sta per, per, per lasciare, per salutarmi. Qui abbiamo ehm, il, termo, il termostato, si chiama? Vabbè, comunque questo. Poi qua c'è il letto. Dove dorme ogni tanto, perché ogni tanto dorme con me, ogni tanto dorme con il fratello, ogni tanto dorme per i fatti suoi. Abbiamo questo letto di Ikea bianco. Sotto invece vedete un, un altro materasso che l'ho tenuto in caso dovesse eh, invitare qualche amichetta a dormire. Insomma, da noi, quindi abbiamo perlomeno il materasso. Volendo, ci sta anche un altro letto, però non è che tutti i giorni invitiamo amici, e, e, insomma, no? Quindi, giusto, giusto l'essenziale: un materasso nel caso dovesse invitare a dormire qualche amichetta. Qui ha eh, questo cuore che gli è stato regalato per il compleanno, e poi questa lavagnetta che ho preso io su, su Amazon. E dopo vi accendo il cuore qui c'è il suo pelusciotto che si illumina se non sbaglio premendo questo ecco vedete più che altro lei lo mette qui alla sera perché se no sbatte la testa poi qua ci, ci sono delle stelline luminosi per la notte che li ho presi su shin un prezzo veramente stracciatissimo qui c'è un comodino che è una cassettiera con dentro le sue cose insomma per disegnare per colorare per dipingere qua invece sotto ai fazzoletti troviamo l'interruttore per accendere il cuore che lei lo accende alla sera eccolo qua ho scritto love adesso lo spegniamo da questa parte ha ah, la scrivania con una pianta, queste, le piante che ha qui sono tutte finte, specifico, a me piacciono le piante vere e ne avete viste parecchio in casa mia, però a me piacciono le piante finte qui perché eh, spesso teniamo la persiana chiusa, non sempre la apriamo quindi è davvero un peccato, le piante vere non, rice non ricevono luce e quindi... Le ho preso le piante finte. Comunque questa qui c'è la scrivania che ho preso su Amazon, dove comunque ha tutte le, le sue cose, insomma, eh, penarelli, pastelli, il tablet, le cuffie. Qui c'è la super novità, le ho preso eh, per il suo, o dopo il compleanno, adesso non mi ricordo, questa sedia, un po' più da. Da bambini grandi, insomma, molto bella, fatta benissimo L'ho presa su Amazon, super morbido azzurro e panna azzurro perché riprende il muro. Questa è la scrivania che ho preso su Amazon, appunto. Qui ha due librerie dove tiene i libri di scuola lì sotto ci sono due ceste con gli orsetti dove tiene i suoi giochini tutti i suoi segreti insomma qua sopra abbiamo una stampante che usiamo sia per me per i documenti che tutte le cose inerenti alla scuola qua vabbè, ci sono un po' di penne un po' di pastelli lì c'è una pianta finta qua vabbè qua i libri di scuola qua c'è una finestra qui abbiamo gli ho messo la tv che era quella che avevo io in camera che rim, come vi ho già detto in qualche video praticamente si vedono solo cartoni animati um, qualcosa di horror che a me non interessa e principalmente però si vedono cartoni animati quindi gli ho messo la tv a lei ed è l'unica televisione che abbiamo in casa. Questa è l'altra che usa mio figlio per giocare all'Xbox. Poi qua abbiamo messo questo mobiletto Shabby, molto 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 carino, molto semplice, dove tiene giusto qualcosina. Su questa parete abbiamo una lampada, qui vabbè giusto una decorazione con le conchiglie e poi questo portachiavi che gli ho regalato io. Di Neymar, eccolo qua che è il suo calciatore preferito. Qui abbiamo un attaccapanni con i marsupi, così vari per quando esce con gli amiche. La sua vestaglietta che mette la mattina quando si alza per fare colazione prima di andare a scuola. E qui abbiamo un dondolo, eccolo qua sulla sua altalena, ecco ma lontano, così avete una panoramica. qui c'è l'altalena che ha voluto tutti i costi la usa tantissimo poi io l'ho decorata con dei fiori per renderla più, più bella più, più fiabesca però mi mm, ha fatto capire chiaramente che prima o poi li devo togliere perché lei è diventata grande quindi vedremo l'anno prossimo di toglierli adesso voglio godermeli ancora un po' ve li faccio vedere da vicino ecco qua come vedete il muro l'ho fatto azzurro mentre qui ci sono tutti i suoi pelusciotti tranne quello lì rosa questo gattino rosa che era mio di quando ero piccola 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 che ero venuta eh, insomma me l'avevano regalato quando ero piccola qua invece c'è il reparto eh, come posso dire, reparto sport, reparto passione, abbiamo un mobiletto che avevo preso anni e anni fa da Ikea sopra le ho messo un cuscino morbido così lei si può mettere lì sopra fare tutte le sue cose qui c'è un puff dove io tengo degli attaccapanni nel caso mi dovessero servire per stendere perché noi non abbiamo armadio abbiamo solo cassettiere in quanto in mansarda è molto difficile avere un armadio poi non mi piacciono sono ingombranti tolgono luce preferisco le, le cassettiere ma poi vi farò vedere che cabina armadio pazzesca ho fatto per i miei figli sopra faccio così così non vedete troppo la, la foto scusate ma ci tengo un po' alla privacy dei miei figli comunque sopra come potete aver visto c'è una come si chiama, un ripiano non è un ripiano, non mi viene la parola scusate, però dove lei tiene eh, tutte le, le sue cose sopra guardate un po' una bandiera gigantesca con scritto Juve insomma lei eh, tifa ti fa la, la Juve e qui li sto facendo, li sto preparando una bacheca questi sono eh, dei cartoncini mh, che ho recuperato ne ho altri che li, li sto facendo da attaccare sul muro così le va attaccare tutte le sue cose come bacheca anche questa però mi ha fatto capire chiaramente che non gli piace quindi lo dovrò rifare appena avrò tempo Qui c'è un cuscino molto semplice che le ho comprato, anzi lei l'ha messo direttamente nel carrello quando l'ha visto, sempre per eh, diciamo arredare questo angolino di, di, di passione insomma. E, e niente, vorrei farvi vedere bene nel dettaglio, magari facciamo così, volevo farvi vedere questo libro che gliel'ho regalato io. Che voglio fare la calciatrice bellissimo, l'ha praticamente divorato questo è un bigliettino che gli ha fatto una, una sua amica qui c'è la zebrina della Juve qua c'è questo astuccio che gli ho comprato io che l'ha voluto a tutti i costi poi sia a destra che a sinistra ci sono le foto dei miei bambini e niente, praticamente la camera è da il room tour è finito, è molto 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 semplice. Se vi ricordate, qua c'era una cassettiera che appunto l'ho spostata per creare la, la cabina armadio. Che poi vedrete, non vedo l'ora, però, questo lo vedrete. La cabina armadio, lo vedrete probabilmente l'anno prossimo. Eh, per fine. Gennaio metà febbraio, quindi già vi, vi anticipo che sarà una cosa lunga perché voglio fare le cose fatte bene con calma. E niente, questa è la stanza di una preadolescente molto molto semplice. Sapete che io ho uno stile molto molto minimal, molto semplice per me. È... Avere le cose basilari, semplici e niente, fatemi sapere voi qua sotto, intanto vi faccio una panoramica, fatemi sapere qua sotto, voi tramite commento che cosa ne pensate. Iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina e noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui su casa. E ditelo voi dispensa! Bene, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!